Salve a tutti, bentornati sul canale. Molti di voi mi hanno chiesto di far vedere cosa metto all'interno dello zaino per il cammino di Santiago. Dato che io sto preparando lo zaino per il cammino portoghese, ne approfitto. Non sono mai stato sul cammino portoghese e questo è un mese particolare. È marzo, quindi non so cosa vado a trovare, sicuramente troverò pioggia, sicuramente troverò freddo, ma può fare anche caldo. Non è facile vestirsi in questo mese. Quindi prendete con le pinze tutto ciò che vi dico, pensate che questa è un'opinione del tutto personale. Cominciamo subito dallo zaino, questo è un 48 litri della Ferrino, lo porto con me anche se è un po' grande perché comunque ci ho fatto già il cammino francese e conosco tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Mi piace molto perché è ben distanziato dalla schiena, di spalle mi sta molto bene, se devo proprio fargli un appunto è quello che quando vado a stringere in vita tende sempre ad allentarsi, non so se è un difetto di fabbrica. In più si chiama Finisterre, oltre a quello che vedete porterò con me anche quello che mi vedete addosso, non so se sarà questo cappello, comunque porterò un cappello, porterò questa maglia tecnica a maniche lunghe e questi pantaloni da escursionismo. Quelli che indosso sono i più pesanti, poi c'è quest'altro che è un po' più leggero. Io quando preparo la borsa, ogni cosa non la piego, molti di voi magari lo sapranno già, ma in uno zaino conviene sempre arrotolare ogni cosa, dalle maglie ai pantaloni. È l'unico modo per stropicciare il meno possibile gli indumenti. Quindi, tre paia di pantaloni, uno, due. E poi ho acquistato questa tuta, quasi un fusò, ma calza più come una tuta, molto molto leggera, con delle tasche comunque con la chiusura lampo, che porto in particolare per la loro leggerezza e perché veramente non occupa nessuno spazio. Ho deciso di non portare con me i pantaloni corti, ma li che vale comprerò lì. Una cosa che porterò sicuramente con me è questo sacco a pelo, che nonostante è molto molto voluminoso è di un comfort eccezionale, di questo ne sono sicuro. Una cosa che consiglio a tutti è quella di vestirsi a cipolla, cioè togliere o mettere a seconda del caldo e del freddo che fa. Questa è una felpa davvero molto molto leggera che ho trovato sempre a Decathlon. Ah, veramente molto comoda. Io tengo molto che una felpa deve avere sempre delle tasche con la chiusura lampo per non perdere gli oggetti. Anche una tasca sulla spalla, un cappuccio e queste maniche che si allungano e che vanno tra il pollice e l'indice, che proteggono la mano dal freddo. La lasciamo così, ok? E poi mi porterò questo giubbetto, anche lui veramente leggerissimo, leggerissimo, e più che altro una giacca a vento abbastanza impermeabile, a tre strati, della Baude, che ho comprato su Amazon. Ora la indosso, faccio vedere. Veramente molto comoda e leggera. Non sono sicuro se portarmi una maglia termica, penso di portarla. Quattro paia di calzini, mi raccomando i calzini sempre quelli tecnici che hanno la protezione alle punte e al tallone. Consiglio di non risparmiare mai sui calzini. Asciugamano medio e asciugamano piccolo, tre paia di boxer, quattro maglie. Questa è una maglia in cotone che indosserò più che altro soltanto la sera, mai per camminare, due t-shirt con il 30% di lana merinos per limitare i cattivi odori, una maglia tecnica leggerissima, questa della Saleva, 100% poliestere. Porterò con me queste ciabatte, sono delle ciabatte della Birkenstock che ho portato anche sul cammino francese, sono vecchiotte ormai, molto consumate, ma non le voglio ancora abbandonare. Sono veramente ottime anche per uscire la sera e per farsi la doccia, si asciugano in due minuti.
Una cosa che non si può fare assolutamente a meno sul cammino, secondo me, è il poncio. Fondamentale. Questo poncio ce l'ho da oltre 10 anni ed è stato veramente compagno di mille avventure, mi ha salvato in molte occasioni. Un poncio copre voi e il vostro zaino fino a sotto le ginocchia e anche con piogge abbastanza intense non vi bagnate quasi per niente. Fondamentale. Poi porterò dei fazzoletti, delle serviettine umidificate, il kit di pronto soccorso che ognuno sistemerà a modo suo, metterà i suoi medicinali, tutto quello che gli serve, sperando che gli serva il meno possibile. Porterò con me anche dei guanti leggerissimi. Secondo me proteggere le mani dal freddo, soprattutto nelle prime ore del mattino, è molto importante. 2 bandane, scaldacollo. Anche queste le ritengo molto importanti per proteggere appunto il collo, la bocca, le orecchie. Si può usare anche come copricapo. Veramente molto molto utile. Ovviamente non deve mai mancare una torcia. Sul cammino di Santiago non fa mai giorno. Alle 8 del mattino è ancora notte. Molto molto importante. Poi quando siete negli ostelli, magari di notte dovete andare al bagno, accendete la luce, mettete quella più bassa e senza dare fastidio agli altri andate. Altra cosa che ritengo molto utile, ho trovato sempre a Decathlon questo zainetto da 10 litri. È un zainetto tascabile, così quando voi raggiungete una struttura, posate lo zaino pesante, mettete questo in tasca e se dovete andare a fare la spesa avete sempre una sacca a disposizione. La roba per l'igiene intima l'ho messa semplicemente in un sacchetto di plastica. Ora non vi faccio vedere cosa c'è dentro perché devo finirla a preparare, ma uso semplicemente un sacchetto. Sul cammino ho visto che negli ostelli non ci sono quasi mai le mollette per appendere gli abiti. Io me ne porterei sempre qualcuna dietro. Una cosa fondamentale secondo me è portarsi dietro un marsupio, fondamentale per gli effetti personali, che devono stare sempre con voi, i soldi, i documenti, la credenziale. Passiamo al riparto elettronico. Porterò con me questo piccolo treppiede della Manfrotto dove collegherò il mio smartphone per fare foto e video, ovviamente un alimentatore rapido, delle cuffiette, un power bank da 10.000 ampere, un altro treppiede piccolo per collegare una GoPro. Porterò con me anche questi occhiali della Demon, sono occhiali fotocromatici che uso per andare in bicicletta, ma mi stanno risultando molto comodi, quindi porterò questi. I vestiti che metterò all'interno dello zaino li dividerò all'interno di queste sacche. Molto importante dividere le cose all'interno di uno zaino e proteggerle soprattutto dall'acqua, perché non si sa mai, potrebbe sempre entrare dentro qualcosa. Passiamo adesso all'argomento più spigoloso dell'intero video, le scarpe. Queste sono l'argomento veramente più difficile che una persona che fa il cammino può trattare. Ognuno di noi ha un piede diverso e quindi la mia opinione sarà del tutto soggettiva. Queste sono le scarpe che ho portato sul cammino francese, sono le Salomon X Ultra, sono in Gore-Tex. Sono andate piuttosto bene, anche se la prima settimana mi hanno fatto venire un po' di vesciche. Poi per il resto comunque, quando il piede si è abituato, sono andato alla grandissima. Ma non sono queste le scarpe che porterò sul cammino portoghese. Per il cammino portoghese ho deciso di affidarmi a Brooks. Ho comprato questa Brooks dalla Cascadia. Andate a vedere un po' i video che sono sui vari social. Una signora scarpa. A mio rischio e pericolo ho deciso di prendere una scarpa non in Gore-Tex. L'ho già provata per circa 50 km e mi è risultata veramente comoda. Guardate poi i tacchetti, come sono pronunciati. Ho fatto sia asfalto che sterrato. Nulla da dire. Poi se prenderò qualche pioggia e si bagneranno troppo, utilizzerò le mie Birkenstock nel frattempo che queste si asciugheranno. Pesiamo lo zaino. Peso è di 7,3 kg.
Il peso dello zaino non dovrebbe eccedere oltre il 20% del proprio peso. E questo è tutto quello che io metterò all'interno del mio zaino. Magari se ho dimenticato qualcosa o c'è qualche inesattezza, ci sono i commenti qui sotto che sono apposta lì per essere utilizzati. A proposito, ho deciso che sul cammino non mi metterò a montare i video lunghi, quelli li farò una volta tornato a casa, tra circa 2 settimane. Questo perché voglio godermi il cammino appieno. Comunque condividerò foto e shorts su YouTube. Mi raccomando, soprattutto a chi non è iscritto, di iscriversi al canale in modo da poter seguire la mia avventura sul cammino portoghese, ma anche tutte le altre che farò in futuro. Ok? Noi ci vediamo sul portoghese. Ciao!